giudizio però aperto a tutti, con un riferimento a tutti gli altri. Ecco, io ho sentito la storia di come è venuto fuori, ho vissuto anche l'insistenza da quando sono venuto la prima volta, ho sentito il vostro fiato sul corpo, tanto è vero che cominciavano a cadersi anche i capelli, anche da dietro. Però avete fatto bene, perché è importante che ci siano dei luoghi di aggregazione, ma sereni, belli, che educhino, ecco, al saper stare come uomini tra di noi, uomini, donne, ma rispettosi l'uno della dignità degli altri. Giornata di festa per gli abitanti della Contrada Turco di Ariano Irpino. Questo pomeriggio si è inaugurato il nuovo centro di aggregazione culturale, Il Sorriso. Una breve cerimonia di augurio si è svolta nell'adiacente chiesa di San Michele Arcangelo alla presenza del vescovo della diocesi Ariano-Lacedonia, Monsignor Giovanni D'Alise. Ai nostri microfoni, Sua Eccellenza Monsignor D'Alise ha ribadito concetti fondamentali sull'aggregazione. A seguire le parole del parroco Don Costantino Pratola, tenace sostenitore del progetto. Devo dire la verità, a bocce, non è andata benissimo. Proprio non bene, anche perché non ho mai giocato. Intanto anche oggi una giornata di gaudio, chiesa di San Michele Arcangelo, 10 anni dopo questo centro di aggregazione. Io ritengo che questa zona abbia bisogno di un'attenzione particolare, perché è una zona dove Ariano si può sviluppare. Ovviamente ci vogliono tutte le altre attenzioni. Attenzione alle famiglie giovani, abbiamo dato dei locali, ma ci vuole anche una consistenza economica per poter portare avanti le famiglie, e su questo dobbiamo impegnarci tutti quanti. Questo è stato un bel discorso anche a livello sociale, è arrivato a un certo punto, ha detto bisogna guardare al di là della punta delle scarpe. Bisogna avere una visione lunga sul nostro territorio. Se continuiamo ad arroccarci per difenderci, ecco, possiamo morire di asfissia, ma se ci apriamo ad accogliere e soprattutto a condividere anche con gli altri la bellezza di questo luogo, c'è più futuro per la nostra zona. Eccellenza, grazie e alla prossima. Don Costantino Pratola, insomma, ce l'abbiamo fatta. Dopo una decade dall'apertura della chiesa di San Michele Arcangelo, questo oggi centro di aggregazione culturale, una bella vittoria. Eh sì, questo è stato un po' il completamento di tutto ciò che si è pensato e progettato fin dall'inizio, perché ci fosse non solo un luogo di culto, ma anche un luogo di aggregazione degli abitanti di questa comunità e anche per chi vorrà qui partecipare, venire e integrarsi in questa comunità. Naturalmente è stato veramente desiderato questo centro di aggregazione e si è fatto di tutto per poterlo realizzare. È veramente una grande gioia oggi poter inaugurare questo complesso, non è molto grande, comunque è utile e sufficiente per questa comunità. Chiaramente noi chiediamo di avvicinarsi anche agli amici di Tranzano, di Turchiciello, del Trave, insomma questa è una porta aperta. Sì, ma questo è, l'intento è proprio questo, di poter riunire qui non solo questi abitanti di Stradola, del Bivio qua, ma anche di queste zone, Tranzano, Stradola, Turchiciello, Trave, anche di chi è verso Tesoro o verso la zona verso Camporeale, quindi è aperto a tutti e naturalmente tutti potranno trovare qui non solo accoglienza, anche motivo per stare insieme e anche per divertirsi. L'ultima domanda, Costantino, la dedichiamo a tutti questa struttura chiaramente, ma in particolare a chi? In particolare, noi l'ho detto anche in chiesa, che se tutto questo si è potuto realizzare è stato per l'opera della volontà del donatore Luciano Localzo, che adesso non c'è più, però siamo riconoscenti verso di lui, in quanto lui ha guardato lontano, e io l'ho detto già in chiesa, che lui ha voluto non solo la chiesa, ha dato il terreno non solo per la chiesa, ma anche per realizzare una struttura
che potesse essere questo centro di aggregazione, tempo di divertimento, di incontro per passare il tempo libero insieme. Bene, noi ringraziamo, buon lavoro allora, grazie. Grazie, grazie.